Allora, ciao amici di Twitch, scommetto che lui è Stream Elements. Ciao Stream Elements, come stai, amico mio? Stream Elements, tu arrivi una volta, dici il titolo di quello che sto streamando un minuto e poi sparisci, Stream Elements. Non stai facendo un buon lavoro, amico mio. Non stai facendo un buon lavoro, amico mio. Facciamo così. E dopo. Dopo Facebook. Ciao, ciao ragazzi, condivisione della Mega Live stasera. Voglio partire a bomba con proviamo subito la patente. Allora, amici, amici e amiche, ok, allora ragazzi, io ho anche Tourist Bus Simulator e Tourist Bus Simulator è un gioco fichissimo che porterò, credo, su YouTube. Tommaso, grandissimo Tommaso. Allora, io prima di andare in ritirata per mangiarmi un Megan Burger, stavo facendo la patentucola, visto che mi era andata bene, abbiamo fatto. Ah no, aspetta. Manca questa qui. Ciao Monster! Amico mio! Mitico! Come stai? Come stai, mostro? Allora, abbassiamo un po', facciamo un po' le cose fatte bene. Io benissimo, amico. Allora, stavo facendo oggi questa patentucola. Oh, bene, 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 grandissimo. Ok. Allora, vediamo un attimo. Allora, stavo facendo questa patentucola e ci stavo quasi riuscendo. Infatti, vedi. 17583 Monster e devo riprendermi un po' perché non me la ricordo più. Non mi ricordo più come funziona sta macchina, che tra l'altro dovrebbe essere una cosa fichissima, e invece sto facendo una fatica pazzesca, amico mio. No, sto facendo una fatica pazzesca, è vero, ma a farla e non so dirti veramente il perché. Non capisco perché faccio tutta questa fatica. Allora, vediamo un attimo. Oggi sono riuscito a fare la patente, amico mio, quella della Yaris su Sardegna. Sono riuscito a farla proprio bene, non ci ho neanche messo tanto.
Questa qua è bella tosta, cacchiarola. Amico, lo so come si guida, perché non ci riesco, non è che ho bisogno del tipo là, della dimostrazione che mi fa vedere che a lui non sgomma niente, frena all'ultimo e tutte le macchine sono perfette. La realtà è che non è così, sono tutte da capire, le automobili, ognuna, soprattutto in questo gioco, è diversa una dall'altra e si comportano in maniera diversa, ragazzi. Sembra che non ho mai giocato a un gioco di macchine. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Sembra che non ho mai giocato a un gioco di macchine. Allora, la Formula 1 su sto Gran Turismo 7 è un po' un bordello, vi dico la verità. Allora, adesso ho capito perché non frenavo tutto, l'ho visto adesso. Stavo facendo la patente, se vedete quell'1.07583 l'ho fatto oggi, come? Potevo anche accelerare tutto. Qui è proprio una questione, ciao amici, amiche nuti, ragazzi e ragazze, qui è proprio una questione che devo dar gas a tutto, eh. Questo in teoria si fa piena come lo fa lui, ma a farla piena di solito mi esce, quindi do giù il gas e credo proprio che la problematica che non riesco a farla è proprio questa qui. Questa qui, per dire, lui la fa in piena quarta, a me ce l'ho fatta adesso, che buccia di cura. Ecco, eccolo qua, lui la fa in piena in quarta e io l'ho sbagliato. Scusate ragazzi, si alzo la voce, ma mi girano i balotes. Mi girano di più le balotes quando vado a vedere il video dimostrativo e fa delle cose che sono impensabili. Infatti oggi quello della Yaris l'ho fatto senza dar tra al video, cioè nel senso, lui prende le curve a una certa velocità, a una certa marcia e io l'ho fatto come volevo io, infatti poi ce l'ho fatta. È solo che è un bel disastro. Ciao amici e amiche di Twitch, mi raccomando, la cosa importantissima, ragazzi e ragazze, iscrivetevi al mio canale, eh. Dai che siamo già 520, dobbiamo salire, crescere come l'erba gramigna. Oh! Allora ragazzi, dopo sicuramente ci sarà anche Bragali. Mia moglie viene a correre, anche lei. Dai, frena macchina. Allora, con questa pista, con questa macchina, vi devo dire la verità, è tosto, eh. È tosto perché la pista viaggia veramente forte e a volte il mio cervellino fa fatica. 5, 6, 7. Che disastro! Che già 1.09 e 0.70, ragazzi, è un tempone da panico, perché è comunque argento, ma qui si cerca la perfection squeeze. Dai gas, macchinina. Allora, se voglio farla un tocco più veloce, un tocco, ma un tocchino ragazzi, un tocchino, questa va dove c'ha voglia lei. Se invece la faccio regolare come lo so fare, che sto in strada, praticamente arriviamo non in tempo oro, eh? Ciao amici e amiche di Twitch. E vai là a quel paesotto. Allora, c'era anche una problematica che praticamente il cambio automatico mi fa partire e mi butta giù in quarta. Vedete? Non so perché. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Aia caramba. Questa è una patente, ragazzi, veramente tosta, veramente, che mi sta un po' rompendo le sbalotas. Vedete che poi mi butta giù e non so il perché, vabbè. Allora, stasera ci sarà un gare meravigliose, magari andiamo anche online, non so se c'è l'amico Kevin. Dai, vai dentro.
Ciao Kevin, ci sei? Grande amico mio! Bella lì! Porca! 1-0-8! 1-0-8, dai ragazzi, possiamo farcela! Dai Marco Drams. Secondo me è questa che... Ok, amico mio. Google, audio 9. Ragazzi, mi entra ogni tanto Google a fare le cose, non so perché. Sono veramente teso, a fare sta pista. Cacchio! Sempre 1.8, 270, incredibile, incredibile, amici miei, incredibile, incredibile, la porta! Che cosa? No, il TCS se lo tolgo tutto mi giro. Lo lascio a uno. Ah, Google. Ah, ok. Sì, dovrei toglierlo. A volte entra dentro e non so perché sto scemonito. Dai! Sì, amici miei, sì! Oh. Scusate, raga. Sì, Monster! Sì, è un'altra patente andata! Me la godo, sto muto. Voglio vedere. E qui ho sbagliato, eh? Oh, finalmente Monster, hai ragione. Caspita. È una cosa veramente... incredibile questa pista, eh? Sembra una stupidata, ragazzi, ma è veramente tosta. Oh, e sono andato anche fuori. Ciao amici, ho appena fatto una patente. Grande Drum. Guarda qui. Anzi, facciamo così, raga. Facciamo come merita la situazione. È qui che sono andato forte. Apri tutta, giù di quinta. Frena e dai gas, perfetta ragazzi, perfetta. Allora io vorrei soltanto fare una cosa. Allora, prima di tutto dobbiamo vedere, quinto tempo, ci sta davvero, ragazzi, eh? Io vorrei solo provare una cosa, visto che sono in vena, ma è una cosa che io credo
non è fattibile, nel senso, ciao amici di Twitch, ho appena fatto la patente, questa qua ragazzi è una cosa non fattibile che voglio provare a battere tutti i miei amici. Vediamo se riesco a buttare giù ancora un pelino, eh. Ho tenuto giù stavolta. Vediamo Monster se ce la facciamo, eh. Caspita, che botta! No, no, raga! No, ciao amici e amiche di Twitch, mi raccomando, se siete iscritti, grazie, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, amici, siamo già 520, dai, dai, forza ragazzi. Dopo andiamo online. No, 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 ho perso la scar, la ciabatta, scusate ragazzi. Ho già fatto io sto lavoro, eh. Ragazzi, non so che cosa è successo. È andata un po' via la connessione. Benissimo. Grazie, grazie Sky, Sky, grandissimo Sky. Ho cambiato da Sky, cioè con Sky da Fastweb e ho problemi. E adesso questi qua mi sentono lunedì. Che se tanto è sto schifo di Sky, io riporto Fastweb, che prima non avevo nessun problema, solo un paio di problemi all'anno. Non credete a chi vi dà linee incredibili più veloci degli altri, sono tutte cazzate ragazzi. No, ho fatto pienissimo. Ci siete ancora amici miei? Non siete andati via? Grandissimi ragà. Ciao ciao ragazzi. Ciao amici e amiche. È andata via un attimo la connessione, ma non ho capito perché sinceramente. Va bene, dai, niente. Credevo di fare un tempone da paura, però non ce la faccio. E mi sono anche rotto. Comunque, sono quinto e abbiamo fatto l'oro, eh. Allora, vi stavo dicendo che volevo fare la parte online. Magari andiamo a correre qualche garetta. Allora, ragazzi, mi manca questa, questa e questa. Io vorrei provare a fare la Supra. Vediamo un attimo come si comporta, dai, vediamo un attimo se ce la facciamo. Allora, io all'incirca me la ricordo perché l'ho fatta un po' di volte, raga. Ci siete? Ci siete ancora ragazzi? Scrivete in chat così vi saluto, mitici, grandissimi! Grande, grande!
Ho avuto un problema tecnico che è andato via. Ecco, ecco qua, ecco qua. Allora, sta curva è balorda perché tende a, cioè tende ad andare giù, no? Tu vai forte, invece non è tipo una parabolica. È una mezza parabolica, ma è una mezza stronza, non è una. Eccola qua. Allora, sta macchina bisogna un po' capirla, eh. Io ho corso un po', ho corso anche all'Alemann e a Nürburgring e Nordschleife con quella macchina lì, però vai, mi sembra che qui lui la faceva 190 all'ora, la prima, tanto per farvi capire che questa pista è bella tosta, eh. Però era tosta anche quella di prima, ce l'abbiamo fatta. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Allora, qui devo stare attento. E vabbè, ma mi porta sempre fuori, caspiterella. Cioè, se guardate il coso, raga, mi fa arrabbiare perché è una cosa incredibile come va lui. Cioè, lui lì la fa... Anche questa lui la fa tipo 190 all'ora, eh? E invece io, e a me va via perché lui scivola sta macchina. E invece a lui no. Va. Ma dai, caspita ragazzi, questa sarà un'altra di quelle sfide incredibili da 2-3 live, eh?160 è veramente troppo lenta, non vale neanche la pena farla, però cominciamo a tirare a casa, a portare a casa un tempo almeno. Che come vedete ho fatto 2:01:16, eh. Quindi era proprio per un pelo, eh. Guarda come si allarga. Allora, qui si fa pieno. Bella ragazzi, mitici e mitiche. Buon sabato sera a tutti. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze! Urca! Sto facendo una patente, raga! No! Butta via tutto così! Ma Miyakono, stai calmo! Facciamo due TCS a questo punto. Adesso poi facciamo delle belle gare online insieme, raga. No, quarta assolutamente no. 180 all'ora è un po' poco, eh. Perché qui si sta andando sul filo del rasoio. Allora, secondo me certe macchine si riescono anche a guidare da dentro, ragazzi. Ma altre, tipo questa qui, e ce ne sono qualcuna veramente che... Dentro è un casino. Vai. Apri sta quarta. Vai. Apri sta quinta. Forse io devo farla in quarta.
Da qui sembra facile, raga, non è proprio così facile, perché scorre. Dai che ci siamo. Devo ricordarmi la curva finale, raga, eh. Questa è la quarta, eh. Vai. Ci credo, amici, amiche, 200 e 800, non ci credo, devo bere un po' di roba che mi forte qui, 200 800, ma vi rendete conto, raga? Cioè, 200 800. Ma stiamo scherzando? Ma no, raga! Dai, rifacciamola! Mamma mia! 200 800. No. A 154 è già andata. Beh, ci sta. Non devo sbagliare niente, eh. Cosa ne dite, raga? Ce la possiamo fare, mitici? Non lo so. Non lo so, sinceramente. Non lo so, ragazzi. 200 e 800. È una presa in giro questa qua. Vabbè, tempo è tempo, eh. Dai. No, raga. Sto cercando il pelo nell'uovo, amici, perché... No, questo è andato. Sto cercando un po' il pelo nell'uovo, adesso poi andiamo a comprare macchine e a fare le solite gare nostre, eh. Non lo so, amici miei.
Ciao grandi ragazzi, mitici amici di Twitch, amici di Marco Drums Games, se non siete iscritti al canale mi raccomando di iscrivervi al canalozzo, se siete già iscritti grazie mille. Mega patentozza. No, no, ma non avevo mai sbagliato lì, dai, facciamo ancora una volta. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, come state ragazzi? Tutto bene? È andato bene oggi sabato? Sabato pomme, bello caldo, bibite fresche, la birretta, lago, passeggiata, camminata, bicicletta, grandi, grandi ragazzi. Dopo correrà anche Carla, adesso è andata a camminare con Leo. Io devo farla live e andrò domani. Dai, dai, dai. Allora, ho fatto la patente prima, quella della Formula 1. Adesso stavo facendo questa, così una volta fatta questa mi manca quella della Mustang e la finale. La finale è bella tosta, perché quella macchina là sull'acqua è ingestibile, però come tutte le cose ci si impegna e si fa. Adesso come mai mi ha dato un po' via, lo vorrei sapere. Non mi aveva dato mai questa avvisaglia di scivolare e di imbarcarsi questa macchina, adesso ha pensato bene di... Ce l'ho fatta raga, due patenti in una sera. Ce l'ho fatta. Mi autorispondo io, sì. Forse qua se uscivo di quarta andavo un po' più forte, Bella sta macchina, E vai che la patentucola è andata. Guardate come... qui come vado a pelo muro, frenatozza. E vai, gas tutto. Vi dico la verità che ho buttato in quarta, pensavo che ero troppo lento qua, invece ho fatto bene a buttare in quarta qua. Ho dato gas tutto di quarta.
Oro 1,59860, grande. Vabbè, a livello classifica non è stato proprio... Beh, ragazzi, però siamo tutti vicini, eh? Quindi non è che... Tredicesimo. Monster, grandissimo, sei stato più forte di me, grande. Zubituzzo, Mirko. Devo capire chi è questo Mirko, eh? Sempre forte il viaggio. Allora, diciamo che io una volta fatto l'oro non è che sto lì a giocarci ancora, per migliorare, quindi... Invece vorrei proprio vedere se è ancora mio il record, aspettate, vediamo, voglio solo capire se sono ancora anch'io il primo o qualcun altro ha fatto il tempone. No, questa qui sono primo io, vedete ragazzi, qui sono andato bello forte e ho voluto rifarlo un'altra volta che ho rifatto il mega record, infatti è ancora mio. Beh, mondiale non credo che sia questo qua, eh. Però è mio. Allora, questo penso che sarà veramente tantissima roba. Io volevo magari provare a fare questa. Dopo andiamo a comprare macchine e andiamo a provarle. E andiamo a... Allora, questa che slitta tanto, io lascerò il TCS sul 2, eh. Ok, questa va proprio pizza e fichi, eh. Madonna. Dai, Mustang. Allora, questa era quella che avevo fatto già la patente e che era stata bella tosta, eh. Allora, questa Mustang, non capisco, allora, o bisogna prenderla giusta, e allora non sbanda, ma come sbanda, dai, ma va dove vuoi, ma come si può fare sta patente, ma perché sta macchina è così, ma perché hanno creato una macchina così buffa? Non è una Topolino. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Patenti. Tra un po' andiamo online e andiamo a comprare macchine. Adesso voglio andare a comprare una macchina, così mi dite voi quale volete, quale, che modello, che colore. Allora, qui avevo già fatto una patente un po' più indietro, non mi ricordo con che macchina, però vabbè, qui è tutto il giro, eh. Quindi mo c'è anche la parte, questa qua dei tunnel è terribile. Dai, no, non fare così, vai e basta, non fare così. Madonna, raga. È terribile sta macchina. Ciao amici, amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Dopo correrà Carla, il mitico Kevin. Dovrebbe esserci Shard, se tutto va bene, se torna dalla festa. Oppure andiamo online contro il mondo e vediamo un po' come ci si comporta il mondo con Marco Drums. In prima sta curva. Beh, prima volta che la faccio,
un bel argento io non direi che non è proprio una un male. Devo prenderla un po' più non devo farla scivolare, se mi scivola via non c'è niente da fare, allora sta macchina bisogna frenare sul dritto perché sennò non c'è nulla da fare. Dai, ma vai dritta però. Oh, ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Tutto bene? Buon sabato sera a tutti e a tutte, mi raccomando, ci facciamo qualche bella garetta insieme, corriamo un po', andiamo a comprare qualche macchinetta così scegliete voi il colore, diciamo che ne ho parecchie. Però ancora qualcuna mi manca. Forse lì dovevo andare in terza. E poi la parte finale ho sbagliato questa curva qua. Questa curva qua è tosta, raga. Allora, amici, ho caricato 3 giochi nuovi sul canale di YouTube. Quindi andate anche a vedere il mio canale YouTube, che ci sono un sacco di giochi Day One. Porterò anche Westland 3. E porterò anche, che vabbè non è nuovissimo, però era una mega offerta. E porterò anche Tourist Trophy, quello del Pullman. Tourist Bus Trophy. Dai! Madonna, come scivola ragazzi sta macchina. È una cosa impressionante. No! E abbiamo migliorato ancora un pelino. E Marco Drum, sta cosa qui deve sempre fare 50 gare per fare un trofeo. Qui ho sbagliato, mi sa. Ho proprio sbagliato. Come state amici e amiche di Twitch? Allora dopo arriva Carla e corriamo con le GR3 amici, arriva mia moglie. Andiamo online col mitico Kevin, con Sharder. Forse devo farla in terza quella lì, raga, È un po' tutto un mix qui. Oh, c'è anche la sesta sta macchina, no? Non credevo di che aveva la sesta. Ciao amici e amiche di Twitch. Come state ragazzi? Prima avevo sbagliato questa, A regola, se non canno questa e quell'altra.
Caspita, ragazzi! 15-2! Oh, devo fare 50 volte tutte le volte! Oh. Mai un po' di tregua per il vostro amico Marco Drums Games, raga? Sembra non male. Cosa ne pensate voi? Non state scrivendo più, amici miei. Scrivete in chat, ragazzi. Spero che non ci siano problemi in chat, perché è andata via un attimo la comunicazione. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale di Marco Drums, raga, eh. Dai! Sì! 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 Me lo dico da solo! Sì! Sì, raga! Fatemi gustare il replay di questa Mustang che scivola, scivola, scivola. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, guardate il replay dell'oro che ho fatto con l'ultima sfida delle patenti della Mustang, eh. Bella, bella la Mustang, molto bella, proprio macchina, a livello macchina, e scivola veramente tanto, scivola e da tenere in strada veramente complicata, eh. Qui sono le belle S. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, scrivete in live così vi saluto, scrivete in chat in live. Qui sono uscito forte, è qua che credo di averla fatta. I tempi sono tutti migliorabili, amici, ma non ci sto a perdere troppissimo tempo, nel senso adesso vorrei fare il trofeo per poter platinare il gioco. Una volta che poi esce le macchine della Le Mans, basta solo comprarle e io dovrei aver finito, a meno che mi manca forse fare 100 tracciati time trial. Facciamo i tempi, adesso andiamo a fare qualche tempo, compriamo le macchine, andiamo a fare qualche tempo, dai, ci sta. Quattro bei tubi di scarico, bella azzurra, bella. Ciao Bruschetta, grandissimo, guarda che ho fatto il tempozzo, Brusche, grande Drums. Ciao amico mio, buon sabato sera a tutti ragazzi. Oh, pensavo che c'era la chat scassata, invece si può scrivere. Dai amici, scrivete in chat che ci divertiamo. A pelo muro,
Qui ti dico la verità, credevo già di avere l'oro in mano, eh. Perché l'ho vista bella, bella a fuoco quella curva qua. E via di oro. Oh, vediamo a tempi, non sono poi messo male. Mirko, non so chi è sto Mirko. Mos, Bern, Mattia Teng, Jepi, Marco Drums, ecco qua, grande, il grande Monster. Charder e Peppe, bella lì, bella lì. Oh, che soddisfazione ragazzi, che soddisfazione. Guardate la tuta meravigliosa di Marco Drums, grazie a Charder Design. Bellissima, bellissima la tuta, bellissimo il casco, bellissimo le livree di Marco Drums, che adesso vi farò vedere perché andiamo a fare un po' di... Guardate, guardate, le ho prese tutte le patenti, eh. Mi manca adesso solo questa matacchiona. Allora, visto che ho la sensibilità, io andrei a farla. Però, c'è un però, sono anche stanco e questa pista è tanta brutta roba. È tanta brutta roba. Amico mio. Guarda come fa, guarda come mi fa. Al TCS lo butto a 1. 0 sinceramente non ce la faccio. Sì, a 1, a 1. Qui però c'è la pioggia, eh. Qui c'è la pioggia, amico mio. Poi mi fa sta stronzata. Io sono molto brusco, come quando gioco ai giochi di sparatutto. Io devo andare a fare Rambo, devo andare in mezzo alla pista per poter... raga, mettiamolo al 2, quando accende rimetti subito la seconda. Ah ok, tu dici... E gira, gira il mondo, gira, ma sta macchina non va. Per frenare, ok, 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 proviamo. Facciamo il 2, dai, fai bravo. Allora, ho un problema ogni tanto che vedi che mi parte e mi... Allora, oggi ho fatto la... Ho fatto la... Questa sarà veramente dura per me. Comunque ho fatto 4 patenti, quindi diciamo che per oggi potrei anche abbandonare qui le patenti, eh. Vedi che mi butta su di 2 marce? Ah, dici? No, caspita, adesso controllo subito. Ma c'hai ragione! Ma no, Brusche, ma sei un grande! Ah, sai che non lo sapevo? Grande, Bruschetta! Grazie! Grazie che me l'hai detto! È vero, hai ragione! Mamma mia, anche prima allora potevo fare meglio! Madonna ragazzi, sta pista! Grazie Bruschetta, grazie amico mio. Mi hai davvero... Non sapevo per quale motivo si comportava così. Oh, io! Ma dai! Ma vai tu e la demo a quel paese. Adesso andiamo a farci delle sfide normali perché questa qua mi ha già massacrato le balote. Ma pensate, è vero, era inserita la marcia, che tanto non la uso neanche. Ma ti rendi conto? Dai, l'ultima volta e la faccio con TCS al 3, vai, almeno finiamo la pista. Lo so che non sei d'accordo, Bruschi, ma... Così, eh? Non gli faccio fare niente di prima, ok?
va. Qua che mi prende lo sbagnados. Oh mio Dio, raga. Ma perché? Ma a quel punto lì, quando finisci di frenare, metti in seconda. Ma dove? Dove? Ah, ok. Tu dici, allora, finito qua. Così, eh? Devo ricordarmela sta cosa. Allora, qui devo beccare... Ok, Brusche, grazie al consiglio. Io qua devo riuscire a capire... Ok. Anche in quarta va via. Va. Uè, anche lei, grandissimo amico mio, come stai? Grande Peppe. Sto facendo le patentucole, Peppe. Che rotturina di scatoline. Perché sono veramente difficili, amico mio. Soprattutto perché questa pista... Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, benvenuti. Mega live di Marco Drums, patenti. Adesso, finito questa, però andiamo a fare una bella gara o andiamo a comprare macchine. Alla grande, grandissimo. Bene, bene così. No, non mi partire. Porca miseria, raga. Mi sta venendo fuori il cuore. Mi verrà un infarto, dopo ste patenti. Oh, fai tra, te l'ho già detto amico mio, che devi solo che mandare il link, dopo quando partirai entri dentro nelle mie live, ti faccio pubblicità amico, senza problemi. Tu fai giochi veramente difficili che sinceramente a volte faccio fatica. Grande Bruschetta mi ha detto di mettere in seconda e io eseguo, ragazzi, perché voi siete veramente il cuore di Marco Drums Games. Voi, la mia community, siete il cuore di Marco Drums Games. Però il cuore di Marco Drums Games, con certe piste e certe gare, può anche andare in pappa. Sinceramente, me la sognerò di notte sta pista. Non so quanto tempo riuscirò a farla, ma credo tanto. O mi va di buccio di culo adesso, ragazzi, che non so per quale motivazione... Ah, c'ha quattro marce sto rottame, eh? Comunque, ragazzi, ci sono... questo è un rottame, eh? Adesso io voglio... C'è mia moglie che è arrivata, ma non posso assolutamente andare a aprire. Ok, grazie, mamma. Un caffè, mamma. Grazie mille. Un bel caffèino. O se no, aspetta, dai, dopo facciamo la birretta, io e Carla. E... così almeno sudiamo per qualcosa. Raga. No. Mannaggia la patatona. Figlio di Tatiana. Cordoli bagnati, Bruschetta, hai ragione. Sì, saponetta, porca. Oh, non mi sembrava che stavo andando male. Ma perché ho preso il cordolo? Io sono abituato a prendere i cordoli, prendo tutte le macchine da cordolo, tipo la Subaru, la BRZ o anche una Mazda Concept, l'ho presa adesso, ragazzi, viaggia da far paura, eh. Infatti è quella che devo far comprare al mitico Kevin è il mio amico di Germania, tedesco, e credo che dopo arrivi a fare un po' di online con me. Potevo anche frenare un po' dopo. Allora, no cordoli. Assolutamente no cordoli. Tra un po', ragazzi, è arrivata Carla, correrà anche lei. Credo che Carla gli piaccia correre o a Trial Mountain o a Monza. Devo stare attento qui, eh. Qui è tosta, qui è bella tosta. Ragazzi, ho il cuore che voi non potete neanche immaginare, eh? Perché se tutto va bene,
riesco a levarmi dalle scatole le patenti, averle fatte già un passo veramente avanti, eh. Attenzione al cordolo, Marco. Attenzione al cordolo, Marco Drums Games. Attenzione che qua scivola. Tirati via dal cordolo. Ragazzi, ah, qua si può, senza accelerare troppo. Mamma mia, che tensione. Che tensione, amici. Dai, gira, scemotta. Gira! Ma che tempo ho fatto? Ma che tempo ho fatto? Uno schifio. No, non ce la posso fare stasera, ragazzi. Credevo di aver fatto il tempone, eh. Credevo di aver fatto il tempone. Non ce la posso fare con sto rottame, vai. Mamma mia, mamma mia. Oh, questa sera Marco Drums è muerto di patenti. Non ce la può fare, non ce la può fare, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Ragazzi, con 5 milioncini andiamo a vedere un attimo cosa si può comprare. Vi voglio far vedere le livree del mitico Sharder Design che sta facendo a Marco Drums. Praticamente qua di macchine usate non c'è più niente da comprare, perché ragazzi le ho comprate praticamente quasi tutte. Allora, auto leggendarie, andiamo un attimo a vedere qui come si comporta Marco Drums Games con le auto leggendarie, le ha comprate tutte. Che tipo di comportamento ha Marco Drums? Allora, vi faccio vedere un attimo le livree, ragazzi. Guardate che mega livree che mi ha fatto. Anzi, sapete cosa faccio? Ve le faccio vedere un attimo da qua, tanto ci mettiamo un minuto, ragazzi. Ve le faccio vedere dalla vetrina. Marco Drums Games sta facendo tutti... Ah, va fuori che ha fatto una bella... Bella, bravo, bravo. Qui si vedono tutti i nostri amici, eh? Tutti i nostri amici. Allora, questa è, guardate, la livrea di Marco Drums Games Channel con la Mazda Concept. Guardate il Marco Drums Racing Team, Marco Drums Games Racing Team. Sto organizzando di trovare 5-6 ragazzi promettenti e fare un bel team per poi andare a correre contro gli altri. Quindi questa è bellissima, il mitico Charter Design è quello che mi fa le livree. Questa è dell'amico Kevin, guardate che bella la livrea di Kevin. Sol98 TV, che potete seguire anche lui, il suo canale. Il mitico Arken Slash, anche lui ha un canale che tra un po' partirà a fuoco, quindi poi quando partirà, amico mio, vieni dentro nelle mie live e ti faccio pubblicità. Bellissima la macchina di Sol. Vi voglio fare vedere la macchina di Sharder Design, colui che ha fatto le altre. Molto bella anche questa, guardate, 98. Dei bellissimi colori, soprattutto quel grigio lì è fantastico. Quel grigio lì è fantastico, ragazzi. Sì. Ha usato rosso, grigio, bianco, nero. Beh, bellissimo, bellissimo. Fa delle livree, ragazzi, che sono qualcosa di spettacolare. Questa è la mia Beetle. Quindi chi entrerà poi a far parte del Marco Drums Games Channel avrà la livrea fighissima come queste di Marco Drums Games con il proprio nome. Quindi stiamo vedendo di organizzare una cosa fighissima con la gente, con voi amici di Twitch. Allora, io volevo farvi vedere anche l'altra di Sharder, perché ogni macchina che fa, ragazzi, ha un suo stile, ha un suo perché. Questa è la Subaru BRZ, guardate che bello, eh? Lui usa il grigio comunque, l'ho già visto per le sue auto, usa il grigio. E dietro l'alettone, il bel nome, il bel nome. Dopo
ci sono le macchine di mia moglie, questa è la macchina di Carla, guardate che bella, Bragali TV, è fatta veramente bene questa livrea, sinceramente vi dico la verità, è veramente bravo, non so neanche come fa per avere tutte queste idee, Squadra Corse, Marco Della Marchese, Bragali, Bragali TV, la bandiera del Brasile, bellissima. Allora, questo è il casco di Marco Drums. Guardate che figata. Squadra Corse. Alfa Romeo, Subaru, Marco Drums, bellissima. Bellissima, Subaru. Shelter Design, Twitch, ok? Dopo vi faccio vedere la tuta. Lui adesso sta scaricando sempre da online, perché sono tutte condivise, Guardate anche che bella la tuta di Marco Drums, veramente veramente bella, 17 tra l'altro ragazzi, venite al mio compleanno, al giorno 17 di questo mese compirò gli anni insieme a voi qui con la tortina. Poi guardate questa Alfa Romeo che mi ha fatto, che bella, questa è veramente un capolavoro perché è fine ed è molto molto bella secondo me, guardate che meraviglia. Veramente una cosa fighissima, vi dico la verità, guardate che roba, Marco Drums, è veramente difficile fare anche le cose così sulla lettone, ragazzi, è tanta 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 roba, e vediamo, dovrebbe esserci la sua, anche questa Toyota, questa è proprio di Sharder, del mio amico Sharder, guardate che bella, sì, lui usa il nero, il grigio e il rosso per le sue auto. Bellissima, Twitch TV ci sta dentro di brutto, Shard Design, così, bellissima, e dovrebbe esserci l'altra di Bragali, eccola qua, l'altra di mia moglie Carla, che è una macchina fighissima, guardate che roba, le livree sono molto importanti ragazzi, perché sono, lascia passare, no? Sono la porta, cioè voi siete questo, Nürburgring, perché mia moglie piace tantissimo il Nürburgring, e bellissima, 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 siamo su PS5, questa è la prima livrea che mi ha fatto l'amico Sharder, Marco Drums Games, è sempre migliorato di volta in volta, però diciamo che anche questa ragazzi è fatta veramente bene, guardate che macchina, che roba, tra l'altro questa macchina c'è un pezzo dove si vede proprio la gomma dietro, lì vedete, fighissima. E poi credo che c'è l'altra Subaru di Carla, di Bragali TV, quindi sono tante le macchine che ha fatto l'amico Sharder, ragazzi? Guardate che bella, molto molto bella. E adesso dovrebbe essere tutto. Ok, dovrebbe essere tutto, esatto, allora andiamo a comprare un'auto, anche sì, andiamo in Asia, vediamo un attimo le Toyota come siamo messi, con 4 milioni, allora vediamo un attimo, questa qui non l'abbiamo comprata, però vabbè fa anche un po' schifo, neanche la GR, neanche questa qui, neanche questa, oh, pensavo di averne comprato un po' di più, oh, 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 oh. Uè, Davide, sei stanco morto, bravissimo amico, mi raccomando, oh, abbiamo questa, oh, grazie mille Davide che sei venuto a passare a trovarmi, dai, scegli la macchina così, scegli il colore della macchina Davide, dimmi un colore, ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi grandissimi, dai che scegliamo il colore della macchina, raga. Dai che poi andiamo a provarla. Che colore volete? Bianco, grigio, nero, rosso, arancione. Ma questo è un arancione. Ma questo è oro. Questo è un colore fighissimo. Giallo o blu. Dai, ragazzi, scrivetemelo in chat. Che colore della macchina volete? Ditemelo, ditemelo, amici miei. Dai, dai, dai che la compriamo. Dai, Davide. Rosso. E vai.
guardiamo rosso com'è questa mega Toyota, eh? Tanta roba, amico mio rosso, eh? Ci sta dentro di brutto, ragazzi. Che bei cerchi sta macchina. Dai, è andata, 500.000, vai! 500.000 eurozzi, FT1. Speriamo che sia una bella macchina, perché mezzo milioncello gliel'abbiamo buttato dentro, eh? Allora, andiamo subito a vedere. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Forza, forza che ci divertiamo. Andiamo subito, vi dico subito che tra un po' ci sarà Carla, mia moglie, che giocherà con noi, ok? E il mitico Kevin, che non so se è ancora in live. Sei in live, Kevin? Rispondimi, rispondimi, amico mio. Se sei in live, rispondimi. Dai un segno, batti un segno che sei ancora vivo. Allora, vediamo un attimo se questa Toyota, prima di tutto, ha l'interno. Sì, ce l'ha. E c'è anche il coso delle marce con sul cruscotto. Ed è una cosa fighissima, direi io, eh. Va questa... Avete visto che quello lì è andato addosso? Grandissimi, grandissimi bot. Oh, Ferra! Allora... Ah, guardate il motore che ha il pezzo di vetro davanti. Ma davvero, stiamo scherzando? C'ha il motore col vetro. Ma è una cosa fighissima sta macchina, raga. C'ha il cofano di vetro. Bella. O plexiglass, insomma, non possiamo capire da qua, ma credo che sia vetro, eh. Vetro come quello dei... Oh, è indiavolata sta FT1. Oh, fatemi passare, per cortesia. Devo andare, a lavorare. Fatemi passare che devo... Devo andare a lavorare. Via, via, via. Oh, scusa. Oh, mi ha fatto prendere una traiettoria tutta strana quella FT1. Cattivona. Ho fatto un casino dietro, guardate raga. Sono tutti uno dietro l'altro, un bordello. Dai, dai, che dobbiamo prendere il primo e il secondo. Abbiamo solo due giri, eh. Allora, sta macchina non frena, raga. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Stiamo provando la macchina che avete deciso voi il colore. Questa mega Toyota FT1, che in realtà non frena una sega. Però è bella, però è bellissima, eh. Guardate, guardate che mezzo, raga, eh. Guardate dentro, che figata. Ah, il cofano di vetro, raga. Quindi più di così cosa vedevo di... Allora, tra un po' arriverà Carla, mia moglie, e facciamo... Correrà al Nürburgring, credo, perché a lei piace, o Monza o The Dragon Trail. Se c'è l'amico Sharder, ma non ho visto che è entrato in live, quindi per adesso penso che non è ancora arrivato a casa. E l'amico Kevin, ma non mi sta rispondendo, quindi vediamo un attimo se c'è. Ok, dai, bisogna frenare un bel po' prima, eh. Dai, è un bolide, eh? Ci sta dentro di brutto, raga. Allora, non è che tiene tantissimo la strada, se vi devo proprio dire la verità, eh. Però abbiamo su anche le gomme da concessionario, gliela possiamo concedere che non tiene, eh. Non ho speso soldi in potenziamenti. Voi dovete contare che ogni volta che andate a prendere una macchina, un centone, anche 200-250.000 dovete buttargli dentro in potenziamenti, per forza. Non è una cosa obbligatoria, ma se volete correre forte, sì, perché qui sono gomme comfort, e invece almeno bisogna comprare le morbide o le dure sport. Però insomma bisogna anche abituarsi a correre con le macchine un po' scarse, eh. Ciao ragazzi, benvenuti nella live, scrivetemi in chat così vi posso salutare. Eccola che Marco Drums Games l'ha presa meglio del Jaguar. Forse l'andiamo a vincere, amici miei, forse andiamo a vincere. Bella lì, la vinciamo da dentro, dai.
Ciao amici di Twitch, come state raga? Eccoci qua raga. Posso alzare il pugno? Posso alzare il pugnetto? E vai, 500.000 spesi bene. Così mi piace, quando una macchina è bella tosterella. 500.000 spesi, 4.000 presi per una gara. Quindi diciamo che il conteggio è un po' variabile e non ci sta. Non ci sta. Io vi faccio vedere gli occhiali mitici, perché quando vinco di solito metto gli occhiali mitici. Ci vorrebbe anche la siga e la via aperta. Però non dobbiamo dare questi messaggi ai giovani, ai nostri giovani. Guardate quello stupidone che mi è venuto addosso. Adesso volevo vedere il pezzettino qua, ragazzi. Quando sono uscito e ho fatto su un casino incredibile. Vediamo un attimo se si vede. Vediamo un attimo. Forse. Oh, comunque bella, bella Davide, hai scelto un bel colore, amico mio, bella, mi piace rossa. Ci sono anche delle gran livree e dobbiamo fare le livree mirate le nostre, perché sinceramente non possiamo, non può l'amico Sharder fare tutte le livree di tutte le macchine, perché ci vuole davvero 2 o 3 ore all'una, quindi è veramente tanta roba, anche se è bravo e veloce, ma è questo mi ha fregato, guardate, lui è uscito e io sono stato troppo in traiettoria sbagliata per poter fare le cose, ma ciao amico mio, amore mio, guardate dietro che bordello. li ho bloccati tutti, bellissima questa cosa, una cosa veramente mitica che li abbiamo bloccati tutti. Ok, allora dai, usciamo. Allora, io devo anche capire effettivamente una cosa, se la live poi si vede bene o si vede un po' sgranata, ragazzi. Voi la vedete bene? Sì, si vede bene. Allora, io volevo farvi vedere invece un'altra cosa. A parte che potremmo comprare un'altra macchina con 3 milioni e mezzo, voi cosa ne dite? Allora, BBS sono i cerchi, ragazzi, e c'è poco da fare. Qui ci sono tutti i filmati della storia del che fa cerchi. La Muse è una macchina Japan che fa su base dovrebbe essere Toyota, se non sbaglio, però non vorrei dirvi stupidate, Allora, questa è un'altra che fa che tra l'altro ho comprato, che fa drift, che prende comunque, penso che sia la Nissan quella lì. Il Super Formula, ragazzi, è la Ferrari. Io ho comprato la Honda, diciamo che manca la Toyota, ma è la stessa roba, quindi questa qui la compriamo leggermente dopo, perché comunque un milioncino è comunque sempre un milioncino. Allora, questa 3 milioni mi manca, 3 milioni sono tanti, Questa qui sarà veramente un cesso e la Red Bull si potrebbe anche comprare. Quasi quasi compriamo questa, vediamo un attimo. Di che colore la compriamo, amici miei? Dai, forza, interagite chat. Allora la compriamo blu, rossa, arancione, oro, gialla, nera o bianca. Dai amici, forza. Ok, nuovo sondaggio, colore. Allora, blu, bianco. Scrivete amici, nero, giallo, rosso o blu. Allora, spero di aver fatto tutto giusto. Abbiamo 2 minuti di tempo per decidere il colore di quest'auto. Intanto guardiamoci gli escapes.
Bella il Nürburgring. Grande. Grande il Nürburgring. Mi piace. Dai ragazzi, scrivete, scrivete e partecipate al sondaggio, amici. Ah, vediamo in città come è uscire fuori questo mezzo. Direi che si fa vedere, eh. È un po' particolare come tipo di mezzo, eh. Dai che sta quasi finendo il sondaggio, partecipate, amici. Vediamo che arriva Marco Drums a fare la spesa. Marco Drums a fare la spesa è bellissima, ragazzi. Io sto correndo in ciabatte, eh. Ah, qui è al Nürburgring e Nordschleife. Questa è la parabolica di cemento. Bellissima. Sì, credo che sia cemento. Sì, penso proprio che è cemento quello. Qua sul monte Fuji. Che schiera è il Fuji, mi sa. Bellissima. Dappertutto. Dai, ragazzi, manca veramente pochissimo. Vediamo il colore di questa macchina. Oh, qui nel capannone quando si arriva a fare drift prima di andare a lavorare. Bella lì. Dai ragazzi, partecipate al sondaggio, grandissimi. Dai, ciao, ciao. Ciao a tutti, ben arrivati. Buon sabato sera a tutti. Ah, vedi come gira. Gira la ruotina, gli hanno messo la copertura, la ruota. Dai, dai, partecipate al sondaggio. Il colore di questa macchina, ragazzi. Avete ancora pochissimi secondi, pochissimi secondi. Dai, 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 amici. Ok. Perfetto, vediamo, ok, la compriamo come mi piace a me. No, così, no, così, la compriamo. Dai, Red Bull e Oe Blu, vai! E andiamo a provarla subito, eh. Marco Drums col testone fuori, bellissima, bellissima. 245.000 ragazzi, eh. Andiamo subito a provarla e io la proverei a questo punto, io la proverei qui, 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 la proverei qui. Trial Mountain, eh. No, 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 stai calmo. Dragon Trail, dai. Ma Kevin, ci sei in live? Non vedo che rispondi, amico mio. Vuoi giocare un po' o ci vediamo solo dopo le 10? Dopo le 11, scusa. Ah. Dai, andiamo, andiamo, andiamo. Tra l'altro io avevo detto che volevo provare il trial, eh? Ah, ok, questo è così, eh. Oh, questa frena, eh. Ciao amici, amiche di Twitch. Buonasera a tutti. Buon sabato sera a tutti. Caspita, non è niente male, raga, eh. Non è niente male, eh. Qui bisognerà fare una bella livrea, amico Charger. Questa devo fargliela provare anche a Carla, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Se non siete iscritti iscrivetevi al canale, grandissimi. Chi è che si è iscritto al canale? Aspetta che arrivo al traguardo, poi ti ringrazio. Oh, ho fatto malissimo sta curva, raga. Peggio di così si muore. No.
Darius, grazie Darius, grazie mille amico. Credo che un minuto fa, grazie Darius, grandissimo. Scrivi in chat se vuoi, così ti posso salutare, raga. Scrivete sempre in chat quando entrate, così vi saluto, E facciamo delle belle chiacchierate anche insieme. Se avete bisogno di consigli, volete vedere qualche macchina come gira in pista, come si comporta, qualche domanda, qualsiasi roba, io rispondo. Oh bladio blada. Allora, sta macchina tiene, però non esageriamo. Oh, ma Takemoto, due Hyundai. Takemoto è andato, 9 secondi. Come ha fatto a prendere 9 secondi Takemoto? Oh, non lo vedo più Takemoto, è arrivato al traguardo. Bella, devo farla provare a Carla questa macchina. Oh, Takemoto! Hai capito Takemoto? Dov'è che è? Non c'è più! È arrivato al traguardo, Adesso vi faccio vedere la Mazda Concept, raga, Questa, vi dico la verità, lasciando stare che non sono arrivato primo, è bella, Kevin, ho trovato una macchina fighissima, vieni dentro adesso così ti faccio vedere il replay che possiamo comprarla tutti e correre anche con questa, La sto vedendo adesso, la sto facendo vedere adesso, vieni amico mio. Dai che arriva anche Kevin, così giochiamo online. Sempre sperando, guardate questa Nissan! Non l'avevo mai vista quella Nissan lì. Questa, che strana! Oh, fantastica quella Nissan! Non l'avevo mica vista, Guardate che macchina strana! Che macchina strana questa Nissan! Oh, mi piace questa macchinetta, C'ha le gomettine piccole e piccoline. Però tiene di brutto, raga. Ma che tipo di macchina è, secondo voi? Una Concept che non esiste? Il Gran Turismo sono quelle tarocche, no? O forse c'è un campionato di queste Red Bull fatte così. C'hanno le gommette piccole. Bello, mi piace. Tiene di brutto la strada? Ah, probabilmente c'hanno le gomme piccole perché sono leggerissime. Saranno leggerissime come tipo di macchina. Non è per niente male, Non è niente male questa Mega, Grazie Darius, grazie amico mio. È arrivata anche la mail, grandissimo. Davide, ti ascolto dopo, amico mio. Ok, non è per niente male, ragazzi, questa macchinetta. Vi dico la verità, la Red Bull non è niente male. Tiene bene la strada, viaggia. Quindi io gli butterei dentro un po' di soldini, sinceramente. Adesso andiamo a vedere un attimo cosa possiamo mettergli dentro. Ok, ragazzi? Perché... Vabbè, limitatore di peso zavorra credo che non sia un problema. Turbo compressore non si può mettere dentro. Si possono comprare le gomme. Marce personalizzabili. E basta. No, così è, così te la porti a casa. Vabbè, limitatore di potenza e di coso credo che non sia necessario. Quindi alla fine della fiera
No. Non abbiamo ancora l'online. La fine della fiera, ragazzi, non è che mi ha fatto spendere tanti soldi. Diciamo che vi sto facendo vedere dove si cercano le macchine fatte dalla community. Questa non è niente male. 22 Red Bull RB18. Vediamo un attimo. Invece che c'è scritto GT, vediamo un po' come l'ha fatta sto ragazzo. Però mi fai vedere di fianco Pirelli, Oracle, Red Bull, me lo fai vedere davanti? Sì, mi piace. Vediamo se c'è qualcos'altro ancora un po' di magari di meglio. Intanto questa qui mi piace. No, rossa assolutamente no. Blu non mi piace. Vedete la community, ragazzi, quante livree e quante macchine fa, eh? No, in realtà non me ne piace neanche una, anche se lo sto vedendo molto velocemente, ma già vedo i colori. No, ok, dai. Allora, io vorrei andare un attimo a provare questo mezzo in time trial proviamolo in questa pista qua. No, ho sbagliato. Bravissimo. No, sono uscito dal gioco. Allora, proviamolo in questa pista qua. Voglio capire come time trial a Spa. Prova a tempo. Sole. Proviamolo a Spa. Sì, proviamolo a Spa. Io corro col G923, ragazzi, ma la prossima evoluzione sarà il Fanatec DD Pro. Non so quando, non so come, non so perché, ma sarà l'evoluzione del canale, eh? Quindi mi raccomando, se volete aiutarmi, fate qualche abbonamentino fatto bene, così portiamo avanti il progetto Twitch di Marco Drums Games, anche perché vorrei fare le magliette. E sicuramente ci vediamo la Games Week di quest'anno a Milano, ragazzi. Quindi se volete venire e se venite alla Games Week, sicuramente ci vedremo in Fiera Milano, ok? Io non ho lo stand e non ho cose, quindi sarò in giro. Mi vedrete in giro con la maglietta Marco Drums Games, ok? Non è per niente male, secondo me, Diciamo che a livello di modifiche non si può modificare nulla, quindi anche questa è una cosa che mi piace, eh? Tutti con la stessa macchina a pari di settaggio, se qualcuno si è fatto un settaggio suo. Eccolo là, Marco Drums che l'ha sbagliato. Bisogna imparare un po' tutte le piste, ragazzi, eh? Il mio Logitech G923 al True Force, che fa tutte le cose più fighe e ti fa sentire proprio l'asfalto, oltre il force feedback che hanno anche gli altri. Diciamo che il top è il DD Pro e gli altri Fanatec, ma si va veramente su cifre astronomiche, incredibili. Dai, che forse ci siamo. Ci sei, Kevin? Fammi sapere che sei in live. Oh, mi sono distratto un attimo.
Colpa d'Alfredo, amico mio. Allora, bisogna capirla un po' sta macchina, eh. Bisogna capirla e fare un po' quello che ha bisogno lei. Cioè, siamo noi che dobbiamo... dobbiamo abituarci alla macchina, eh. Eccala là, eccala là. Se magari mollavo un po', non si può fare pieno, Marco. Ciao Darius! No, hai ragione amico mio, non va d'accordo coi cordoli, però ti devo dire la verità, sono rimasto piacevolmente sorpreso da sto mezzo, pensavo più una baracca, infatti quando l'ho comprato a 350 ho detto vabbè dai buttiamoli via, sì 305, invece a parte il cordolo ti devo dire la verità che tiene, Poi lascia stare che qualche curva l'ho sbagliata io, un po' anche per foga, Perché comunque sta pista è guidata, bisogna anche un po' guidarla, quindi per dire ho fatto un po' lunga la seconda curva. Non è che si può andare sempre a cannone dappertutto, Tra l'altro non so neanche se è a 7 marce o se ne ha 6, però sinceramente da come non viene sulla sesta credo che sia solo 6 marce, Infatti sì. Dai, tempone. Beh, direi che non è niente male, Direi che non è niente male. Allora, facciamo, un paragone è un po' azzardato con... Vediamo la livrea che ho scelto, se poi alla fine ho fatto bene a sceglierla o se è un po' un catozzo di livrea. Laguna secca, bravo, bella idea, andiamo a Laguna, subito. Non perdiamo tempo a vedere sta macchina. Però ti dico una cosa, Darius, che... tra l'altro grazie per esserti iscritto al mio canale, che come si dice, che andiamo a Laguna, non mi ricordo più, che basta. Allora Laguna ho appena fatto prima, tu sei entrato dopo amico mio, ma ho fatto allora proviamola, no, per me è la sua pista, dici? Allora proviamola prima così, poi al massimo ci facciamo una gara. Allora, per me la pista di Laguna può essere. Allora, morbide, ok. Non ho assetto, quindi vediamo. Dai, proviamola. Prima ho fatto la patente, quella della... Mi mancava di fare oro, quella della Formula 1, Darius. Sera è serata patina. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Stiamo provando questa bella macchina, questa Red Bull, comprata prima 350.000 eurozzi. Un po' allegra, Ai. Scusate, ero abituato. Che disastro. Ero abituato con la Formula 1 che la facevo a cannone, invece queste non si possono fare tutte a cannone. È vero, scusate, adesso facciamo il secondo giro, ho fatto bene, tanto questo non lo calcolava neanche perché è il primo giro. O forse lo calcolava. Qui con la Formula 1 si fa a fuoco, Ciao Mike, grandissimo amico, come stai? Buon sabato sera a tutti ragazzi. Questa è sicuramente la seconda,
Bella lì, Mike. Ho fatto due patenti tre patenti pazzesche. Quella con la... tutto bene, siamo in finale del torneo. No, davvero, grande! Ma quando è il fine? Ma quando è? Quando è che fate l'ultima? A che ora la fanno, amico mio? Domani la fate? Grandissimo Michele, ragazzi. Con Michele io gioco a Warzone. Lui è bravissimo. Anche il suo... Ok. Ah, non avevo capito che la finale era domani. Bella, bella Michele. Com'è andata? Raccontami, raccontami, amico, dai. Tu, il grandissimo Morris e Joe, giusto? Io voglio giocare con voi, quando finisce poi il torneo, ragazzi. Dovete concedermi una serata allenamento insieme a Marco Drums Games, va bene? Ci conto, raga. Io, Michele, il mitico Morris e Joe a Warzone, ci facciamo una mega warzonata. Bene, bene, abbiamo fatto una vittoria e due seconde postazioni. Grande, mi ha detto Maurizio. Infatti ero aggiornato anche se non siete riusciti ad andare in live. E la cosa è caspita, se c'era una live, la possibilità di andare in live con la vostra prestazione di oggi sarebbe stato veramente figo, eh? Vabbè, sarà per la prossima volta. Bisogna dire a questi eventi che devono fare le live, perché ormai, raga, fare un evento di Warzone senza una live che ci sta dietro è un po' riduttivo, eh? Comunque siete bravissimi, complimenti, mi raccomando, domani dormite stanotte, spaccate tutto e arrivate primi, eh? Perché poi dovete fare una mega live con Marco Drums Games Channel. E Marco Drums fa le live solo con i campioni. No, scherzo, in realtà. Scusa. Scherzo, raga. Darius, cosa ne dici di sta macchina su questa mitica pista? Eh? 1.30. Vabbè, il primo è andato un po'. Grande Michele, comunque, ragazzi. Michele è un grandissimo, eh. Sta. Vediamo se riusciamo a. A migliorare un po' il giro, raga. No, qua non dovevo frenare così tanto. Mi sono sconfuso il cervello. Come gomme ho morbide, quindi più di queste non ci si può fare nulla. Oh! Come buttare via un giro con... Ah, va dal musetto. Vediamolo un po' dal musetto. Allora, io di solito faccio così anche nelle live di Call of Duty. Quando mi ammazzano, mi parte la scimmia. Oh! Allora, dovrei arrivare anche mia moglie Bragali a correre. E il mitico Kevin a fare l'online, ma non stanno arrivando, quindi stasera è un po' una serata calda che penso che i nostri amici si sono... Carlo è andato a camminare con anche Olivia e mio figlio, invece Kevin penso che stia facendo di cazzi sua in Germania, quindi non lo so. Noi continuiamo a correre, continuiamo a fare un po' di buon Gran Turismo, continuiamo a fare giri veloci su veloci. Allora, ti dico la verità, Darius e Michele. Io normalmente non correvo da questa angolazione. Mi piaceva di più correre da dentro. Però certe macchine è veramente impossibile. Ok, da qui da parte sono riuscito a farla un po' più veloce di prima. Allora, secondo me come tipo di macchina potrebbe anche... possiamo anche usarla per il nostro racing team. Io sto organizzando un gruppo di amici dove possiamo correre, quindi si chiamerà Marco Drums Games Racing Team, con le livree ad hoc per ogni componente del gruppo. Dai, cacchio, sullo sterrato, ma doveva frenare un goccio prima. Era buono il giro, era buono, raga. E anche qui
Vedete, io con la Formula 1 riuscivo a prenderla, però effettivamente la Formula 1 è la Formula 1, eh. Sto un po'... Dai, famo l'ultimo giro e vediamo se riusciamo a farlo. Comunque sì, è vero, su alcune dentro è molto difficile. Infatti alcune faccio sul cofano. Sì, sì. Allora, da dentro è bravissimo, Darius. Bravo, mi hai tolto proprio le parole di bocca. Bravo. Hai scritto il concetto che penso io. Da dentro è molto più simulativo, però certe non c'è proprio... Non c'è verso. Cioè, se le fai da dentro, secondo me, non vai forte quanto... Che poi a me piace il musetto, nel senso che voglio vedere la macchina, non voglio vedere tutto pulito, eh. Tutto pulito, pista completa, tutto schermo, non mi piace. Il musetto ci sta, perché comunque riesco a capire le dimensioni della macchina e ci sta. Comunque Dario, se vuoi possiamo anche giocare insieme, se ti va. Io te la butto lì, se poi qualche volta vuoi giocare insieme a me. Non c'è problema, ci scandiamo il nick, tanto tu, grandissimo, ti sei iscritto al canale e sei 521esimo. Oh, questa macchina sui cordoli, Marco Dram, non chiedere a fa. Ragazzi, iscrivetevi al canale di Marco Dram se non l'avete ancora fatto. Se l'avete fatto, grazie mille. E... Vedi qua, slitta. E quindi non posso prenderlo. Oh, il cordolo, Marco. Il cordolo. Allora, questa è una Red Bull 1.27. Dai, 1.27 mi va bene. Ciao Kevin, guarda che macchina. Questa è una Red Bull, Mike. È questa qui, guarda, anzi guarda questa qui, Kevin. Se vuoi, compriamo e corriamo con questa. Vediamo se c'è il replay. Volevo farvela vedere da fuori, amici. Ah, sì, c'è. Oh, Kevin, è tosta, eh. Costa 350.000. È nelle giapponesi e in quelle del Gran Turismo. E ti devo dire la verità, mi sono un po' stupito. Poi con l'amico Darius l'abbiamo provata per bene, ha avuto la bella idea di dirmi di provarla qua. Infatti è la sua pista, è la sua pista. Bisogna stare un po' attenti, perché se arrivi dalla Formula 1, da una macchina un po' più veloce, sui cordoli fa fatica. Sì, sì, ha un assetto leggero, bravo, bravo. Lo stavo dicendo io, guardate che gomme fini che ha. È vero, Michele, bravo. Ha ragione Mike, ragazzi, bisogna stare un po' col piedino un po' tranquillino, vedi? Ah bene, qui ha fatto vedere anche quando sbagliavo, ragazzi. Qui è stato proprio l'inizio che è stato un po'... Allora, la questione che hanno chiuso i cerchioni e non si vedono le gomme a me sta un po' strana, nel senso, non vedo niente girare e sembra che è ferma, che è finta. Invece hanno messo tipo un copricerchione. E non riesco a capire il perché, sinceramente, perché è così bello vedere i cerchioni, però vabbè. Questa qui è Kevin, se ci va bene, potrebbe essere... Sì, è bruttina. Hai ragione, Dario, sei veramente brutta. Non volevo dirlo perché, sai, suona strano, però è veramente brutta. Però si guida bene. Sì, sono quelle cose che sono brutte, ma brutti ma buoni. Allora, il mio paese... Non so se è di qui o da dove arriva questo dolce, quindi non ammazzatemi se dico che viene dal mio paese e poi dopo invece da un'altra regione italiana. Si chiamano brutti ma buoni, sono dei dolci che sono fichissimi. Penso che magari ci sono in altre regioni anche d'Italia, non l'abbiamo inventati noi, però. Sì, sì, per fare le garette competitiva, bravissimo Darius, è proprio questo che intendevo io, bravo. Per fare le garette è proprio secondo me è la macchina giusta, perché devi saperla portare, non è troppo esagerata, le velocità non sono esagerate, è bella larga, quindi anche lì da superare, e comunque nelle piste, se sono anche un po' strettine, fai anche una bella fatica, e fai party Kevin. Dai che andiamo a provare questa macchina qua insieme all'amico Kevin. Kevin, vai a comprarla, ti faccio vedere che macchina è. Allora, Darius e Michele, dove... Guardate che bello il mio casco. Vedi che l'uscita dell'ultima curva la prendevi molto stretta. Sì, hai ragione. L'ho visto anch'io adesso. Guardate che
Allora, prima di tutto, vedere i replay serve tantissimo per vedere anche come si guida, ok? Quindi non è solo una questione, è figo il gioco, si vede bene la grafica, si vede bene la macchina e quindi io guardo il replay tanto per. Il replay serve anche per farvi vedere effettivamente gli errori che si fanno, no? Perché alla fine poi è così che funziona. Allora, Kevin, aspettate un secondo che va via un secondo il video perché accetto il party di Kevin, andrà via solo il video e basta. Ok, partecipa. Ciao Kevin, mi senti? Ok, dovreste sentire anche l'amico Kevin voi, eh? Kevin? Allora, è qua Kevin, devi andare su Gran Turismo. Perché non vorrei che ho usato le cuffie quelle scassate, perché... Qua. Ciao Kevin, no, sai che a volte c'ho la cuffia scassata e metto sempre quella. Ciao amico mio, come stai? Tutto a posto, tu? Sì, tutto bene, ci fa un caldo becco. Allora Kevin, guarda la live, vai a comprarti questa Red Bull X 2014 Junior. È veramente troppo divertente, amico mio. Ah, mi sono comprato cuffie nuove, ma sto da ricchi. Bravo, ah scusa, bravo. il mio amico Kevin, dalla Germania, ma è effettivamente un grandissimo italiano, grande Kevin. Allora, ascolta una cosa, l'hai vista la Gran Turismo da comprare? La Red Bull. Red Bull X 2014 Junior, secondo me è veramente, come dice l'amico Darius, è veramente piacevole da guidare in compagnia. Allora, facciamo una bella lobby. Ragazzi, quale pista facciamo? Dai, dite un nome di una pista. Io adesso stavo facendo Laguna Seca. Ti va di fare Laguna, Kevin? Cosa? Laguna Seca? Vabbè. Ti va? Facciamo questa? Facciamo. Dai. Magione. No, aspetta, Magione. Ma dov'è Magione? Oh. Aspetta, Darius. Purtroppo tra poco vi lascio. No, Darius, va bene. Ma dov'è Magione? Oh. Aspetta che non so dove... Ah, Lago Maggiore, vai tra. Dai, facciamo Lago Maggiore, dai, che così... facciamo la pista dell'amico Darius. Allora, crea una nuova stanza. No, crea una nuova stanza, amico mio. Allora, Marco Drums Games. Allora, vedo se riesci a entrare da me. Sì, no, infatti. Vai tranquillo. Avevo capito che era quello. Perché Maggione? C'è una pista Maggione. Almeno credo che si dica così, o un nome simile, insomma, Maggione. E quindi per quello che stavo dicendo, cazzo, ma io sto dove? L'ho già sentito. Io Marco ti lascio che sono fuori dalle 7 di stamattina, sono a pezzi. Ci stavano 35 gradi. Oh, grazie Michele, grazie Mike, dai. Mi raccomando allora Mike, buonanotte, riposati, pensa alle mega live che faremo insieme da vincitori, ok? Quando fate, vincete. Sì, è sul setto corsa, è vero Dario, sì, mi ricordavo, non mi ricordo un cazzo, però ogni tanto mi ricordo le cose. Quindi Michele, mi raccomando, fate una gara pazzesca domani e sentite i messaggi che vi mando tramite l'amico Maurizio, ok? Che io vi incito domani per vincere sta mega gara che state facendo, ok? Dai Michele, stammi bene amico mio, grazie che sei passato, eh? Sei un grande Michele, grandissimo. Dai Mike, spaccate, arrivate primi. Portate in alto il nome di Marco Drums Games Channel anche nelle comunità. Non c'entro niente io, però vabbè, tanto mi butto dentro sempre per fare un po' di pubblicità. grande Michele, dai, buonanotte amico. Dai, ha fatto questa gara per l'amico Darius, anche se tra un po' va via, ma non c'è problema ragazzi. Voi quando avete un attimo di tempo entrate dentro nelle live di Marco Drums, e che mi fa sempre piacere, anche solo per un saluto ragazzi. Ci sei? Quanto costa sta macchina? 350. E poi da comprare c'è solo le gomme. Quindi ma è scarsissima. Sì, ma è bella da guidare. Fidati. Sto guidando tutta sera. C'è quella da 3 milioni, cioè. Vabbè, 3 milioni, è arrivato. No, prendi questa che va lenta. Prendi questa che va lenta. È bella, è divertente. Ok. Dopo compreremo anche quell'altra, le compriamo tutte, amico mio. Voglio nera. Oh, non compri quella da 3 milioni e corri contro di me quando c'è quella da 350.000, né? No. Ah, ok, no, perché... Ciao ragazzi, grazie della compagnia. Grazie a te, Darius, grazie per esserti iscritto.
e grazie per essere stato con noi. Io sono in live dalle 3 alle 6 di solito, finché non cambieranno i miei orari, e alle 21 tutti i giorni, ok? Quindi quando vuoi passare sei il benvenuto, grazie mille, scrivi sempre in chat così so che sei dentro, ti saluto e possiamo anche chiacchierare insieme. Se vuoi giocare con me si potrà fare anche, e buonanotte e grazie mille di tutto. Fai pubblicità al mio canale con i tuoi amici, ok, e i tuoi familiari, ok? Grazie mille amico, ciao, buonanotte, buonanotte. Intanto comunque, se poi vuoi vedere come va a finire la gara tra me e Kevin, puoi comunque vedere domani il replay, perché sai che su Twitch rimangono salvati 15 giorni tutti i vari, le varie live, e se vuoi andare a vedere anche gli altri, quelle con Warzone o quelle su Formula 1, sei libero proprio di andare. C'ho anche un canale YouTube che faccio un sacco di video e un sacco di giochi, ok? Porterò anche il gioco dei Pullman a breve, domani magari. Ciao amico mio, ciao Darius, buonanotte, grazie. Allora Kevin, sei entrato? No, so, adesso posso potenziare. Non c'è nulla. È proprio così. Oh, non ho visto il muretto. Leo? La mamma? Ah, ok. No, vorrei una birretta, amore mio. Allora ragazzi, bevete responsabilmente, non si beve la birra quando si guida. Vabbè, chiaramente. Che si può fare? O no? Cosa? Non entra? Prova due o tre volte, sennò falla tu. Vedi come ho chiamato la mia, Marco Drums Games Racing Team. Scegli la pista, a sto punto scegli quella che vuoi. Ok? Se vuoi fare maggiore, facciamo maggiore. Se vuoi fare una laguna secca, fai laguna. Fai 5 giri. Almeno che vuoi fare. Grazie amore mio, gentilissimo, grazie Johnny Boy. Grazie amore. Buona la birretta ragazzi. Buon sabato sera a tutti. Allora dimmi se poi ti fa entrare, se no la fai tu e entro io da te, perché abbiamo visto che a volte funziona così. Che strano che noi due non ci fa giocare, però. Ci fa sempre dannare. Posto che c'è troppi amici. Però solo con te questo gioco, eh? L'altro era Dean Light, ma Dean Light Dai, falla tu allora. Intanto che la fai, io giro un po' così faccio vedere agli amici qualcosa in live, perché a vedere che ci aspettiamo non è poi tutto sto gran spettacolo, eh. ...521 iscritti amico mio... ...si sono iscritti... ...6 persone... ...ieri e oggi... ...grandi, grandi, bravissimi ragazzi... ...vabbè, tante persone, ma non ci sono sempre 5-6 come... ...devi giocare spesso amico mio... ...cioè nel senso devi dare gli orari... ...poi nessuno sa la formula magica, eh... ...io ho visto che fai degli orari un po' strani a giocare... Nel senso, quelle volte che sono entrato a vederti io c'erano la mattina. Niente, eh? Ho visto che sei uscito. Prova a farlo tu, dai, Kevin. Poi diciamo che nessuno ha la bacchetta magica di sapere come funzionano le cose, sinceramente, eh? No, grazie. Quando ho provato queste cuffie, c'è un volume. Ma che cuffie sono? Di che marca? Sono buone? La Corsair. Ah. Corsair di marca? Ciao amici. Non anche wireless anche. Però tu sei sulla PlayStation col filo? No, non senza filo. Ah, sono proprio wifi, bello. Io non riesco, amico mio, io ho comprato quelle della Sony. E purtroppo non riesco a tenerle perché mi suda troppo l'orecchio. E la colpa è la plastica. Il cuscino che c'ha. Quella lì che hai preso tu com'è? Non c'ha quello plastico lì. C'ha tipo stoffa, tipo. Sembra, ah, tipo di stoffina. Adesso che poi le proverai mi fai sapere bene. Allora, il volume è una bomba, eh. Ma c'hanno anche il microfono integrato? Si sente bene? Sì.
e non si sente l'eco. Sai che di solito tu avevi un eco? Un po' strano? Sì, sì. Non si sente assolutamente l'eco. Per il prezzo di? 135 euro. Ah, sti cazzi, amico mio! Costano di più di quelle della Sony. Non devi mettere sempre se non vuole qualità. Eh beh, certo. Purtroppo un pelino la paghi, ma dura poi nel tempo, eh. In teoria se sono fatte bene dovrebbero poi durare. Fai 5-6, dai. Così si ha il tempo, se uno sbaglia, di recuperare un po'. Beh, la pista scegli quella che vuoi, eh. Sì. Diciamo che adesso poi il prossimo gioco che porterò sul canale sicuro sarà Formula 1 2022 e mi aspetto che ce l'hai anche tu, amico mio, perché ci facciamo delle gare pazzesche, eh? Non lo so, dai, lo prende anche Scharder. È forse l'unico anno che ha un po' un senso che lo prendi. Dai, pensaci su un po', eh? Vediamo, non lo so. Che bello, no? Queste cuffie sono un bel volume, no? E sono senza cavo, senza filo. E avevo altri confini, non ne avevano mai un sound come questo. E beh, 139 euro sono fatte bene, eh. Vado. Dimmi quando l'hai fatta, che entro. Sì, l'ho fatto, fatta. Fatta? Ok, allora rientro. Allora ragazzi, andiamo dal mitico Kevin e vediamo se riusciamo a fare sta mega live. Soul Killer, bravo. Buona birretta a tutti, buon sabato sera. Ah, che buona la birretta fresca, Kevin. Una birretta in compagnia di voi amici, ragazzi. Allora, mentre aspettiamo, vediamo se ci fa entrare, eh? Si è verificato un errore. Che cavolini di Bruxelles. Ma perché ci fa così a noi due? No. Vediamo se magari proviamo due o tre volte e funziona. Dovrei essere entrato, vediamo un secondo. Sta girando. Di solito ero già dentro, sta girando un po' troppo per i miei gusti. Chi lo sa perché a volte abbiamo sti problemi qui. Ho preso il gioco dei pullman, di guidare pullman turistici, Kevin. Ha una grafica spettacolare e si può giocare col volante, col G29 e G923. Dove si può andare? Con il gioco dei pullman? Sì. Non so. È proprio comprare tipo scatola chiusa, perché ho visto 3-4 video gameplay che hanno fatto dei ragazzi, ma facevano tutti schifo. Ciao Decision, amico mio, buona birretta, buon sabato sera, grandissimo, ti sei perso una live credibile, Decision. Allora, ho fatto 3-4 patenti, Decision, ho fatto 3-4 patenti, ho fatto la patente quella della Formula 1 su Laguna Secca. Ho fatto la patente della Mustang e poi ho fatto la patente oggi pomeriggio, però no, stasera, quella della Yaris su Sardegna, tutte oro, grande Drums. Ho comprato un paio di macchine veramente fighe. Adesso stavo facendo
Una è una Toyota FT1, mi sembra, normale, non quella Concept, e la Red Bull 2014, questa qua un po' strana della Gran Turismo, però stavo provando con l'amico Kevin a entrare dentro e purtroppo mi fa sto problema. Il discorso è che se non mi fa uscire, io devo chiudere la live, e se devo chiudere la live ci vediamo direttamente domani, perché sta continuando a girare. Tu Kevin puoi chiudere il tuo coso? La cosa? Sessione? Sei boss di Gran Turismo, sì, chiudere la lobby. Sì. Prova a chiuderla, così almeno magari non la trova più e mi butta fuori. Perché sinceramente, grande, deciso, seratona pazzesca, ho fatto un sacco di gare fighissime. E mi sono proprio divertito, ho trovato questa macchina qui abbastanza malleabile, nel senso che va forte, non troppo, simpatica, allegra e da giocare in gruppo, secondo me vale la pena. E fatta benino, tra l'altro c'è anche tutto buio perché ragazzi non c'è luce sul televisore e è un problema. No. E oh, per fortuna non ha trovato la partita. Allora, io Kevin a sto punto direi di lasciar stare e faccio vedere agli amici la macchina. Mm-hmm. Allora, io volevo farvi vedere sta macchina. Che pista avevi scelto, Kevin? Lago Maggiore. Ok, dai, andiamo a Lago Maggiore. Ci sto anch'io. Allora, prova a tempo. Lago Maggiore, la voglio bella col sole perché sennò non vedo una sega. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi e ragazze? Grandi! Allora, mettiamo la birra qua perché sennò se butto giù la birra faccio un bordello. Ok, la motivazione per cui non gira qual è? Va bene, ci sto. No, non girava. Vabbè, ci sta. Ci può stare. Dai, tanto diciamo che ok, dobbiamo comunque provarla, quindi anche se non è proprio il massimo. Allora, deciso, grandissimo, ti faccio vedere questa mega macchina come gira e poi te la faccio vedere anche in replay, eh. Allora amici, se volete iscrivervi al canale vi ringrazio se siete appena arrivati oggi sul mio canale. Se siete già iscritti, grazie mille. Andiamo di seconda. Vai, vai Drums. Pieno, 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 pieno. Kevin, riusciamo a fare quella cosa lì dopo? Sì, sì. Ok. Anch'io prima posso aspettare, c'ho anche un problema ancora, eh. Ah. Quindi c'è. Ma perché sbagliamo, sì, o perché è difficile proprio? Credo, o è fatta male? Io credo più che è nuovo. Fatta male. Nuovo però è uscito. Ci sta. E ovviamente non è che è perfetto. Ok ragazzi, allora guardate. A parte l'inizio di giro spaventoso perché non ho capito perché non andava il volante, penso che si sia un po' rincoglionito. Peccato, volevo proprio provarla. Ma tu l'hai comprata questa macchina, vero Kevin? Sì. Provala e dimmi com'è, se poi far la già prova. Provato. Ti piace? Sì, sì. Non so. Bella, eh? Cioè, visto che gira bene, è simpatica proprio. È una macchina allegra. Beh, non è il termine giusto per una macchina, però per dire che è divertente, insomma, ci possiamo divertire con questa macchina. TCS all'1, via manetta, effettivamente una non c'è elaborazione da fare, la macchina è così, punto. E quindi o uno è bravo o si fa un po' un settaggio, ma allora, in prima non si può andare assolutamente. Devo dirgli a Sharder di comprarla, adesso poi glielo dico,
E se la usiamo questa qua in live, ci farà la livrea anche di questa, eh? Ok, Kevi? Mm-hmm. Così se diventiamo un team abbiamo tutti la bella livrea fichissima. Adesso l'amico Sharder deve farmi anche una cortesia a fare un regalo all'amico Morris e all'amico Maurizio. Una livrea fighissima, però Sharder stasera è andato a cena fuori, quindi non c'era per questo motivo, se no eravamo già qua a fare una bella garetta insieme a lui, il mitico Sharder. Adesso sto provando un po' quale, quale? Un po'? COD? COD, sì. Ah, Call of Duty? Ma sì, per vedere come va. Warzone? Sì, per vedere come va. È bello, è bello. È appena entrato Michele, Mike, che loro oggi sono stati a fare il torneo con Morris, lui e Joe, che è il nuovo ragazzo che è entrato insieme a loro due. E domani hanno la finale, sono arrivati in finale, eh? Grandissimi, grandissimi, bello Mike e Morris. Bravo. Sì, bravissimi. Tu devi vedere Morris con su computer, su PC, Kevin. È una cosa spaventosa. Cioè noi quando giochiamo tra di noi, che ridiamo, scherziamo, si gioca, si ride, no? Invece quando entra in modalità competizione è tutta un'altra cosa, non lo riconosci, fa venire il volta stomaco per quanto va a destra e a sinistra velocemente, ti giuro. Sai che una volta è andato sul cassone, no? Per prendere le armi, è passato mentre correva e ha tirato su quello che gli serviva, cioè non si ferma neanche a vedere, eh? È una cosa incredibile, Kevin. Ciao amici di Twitch e amiche di Twitch, grandissimi, come state? Buon sabato sera a tutti. No, non si può mettere in prima, Marco, lo sapevi e l'hai sbagliato ancora. Allora, stiamo correndo con questa macchinetta qua, che è una macchina che voglio provare. Allora, a dentro è un po'... Voglio provare per poterla usare in competizione quando corriamo con i miei amici del Marco Drums Games Racing Team con le nostre livree fichissime. Madonna, che c'è? Guarda, c'è King Kong. Sai chi c'è sulla mappa? King Kong o l'altro, come si chiama? Godzilla? È Godzilla. Anch'io devo andare dentro a fare una live con quel gioco. Ma è bello? Sì, vale in giro della mappa. Ma tu cosa devi fare? Sparagli? No, ma solo in giro vanno. Bellissimo. Vanno in giro. Però bisogna ammazzarsi tra di noi, insomma. Però ci sono anche loro. Figo. Warzone è tanta roba, Tra l'altro, Kevin, tu avevi scaricato Blood Hunt, quello dei vampiri, il Battle Royale dei vampiri, è molto bello, no, dove scaricare? Scaricalo, tanto è gratuito. C'hai hard disk o sei finito come hard disk? No, non è finito. Dai, poi pensaci su per Formula 1, tanto esce a giugno, c'è ancora un mese e mezzo di tempo. Se lo prendi, corriamo, facciamo delle live fantastiche, se no devo correre col Charger, anche se non abbandonerò mai Gran Turismo, ragazzi, quindi potete star tranquilli. Tanto due mesi ritorna pienamente. Diciamo che Formula 1 è bello, però il Gran Turismo, essendoci tante macchine, no, Kevin, che poi le vedi anche nella vita reale, ti viene più voglia di correre, secondo me, capisci quello che voglio dire, dal Formula 1, che è una cosa un po' finta, perché nessuno di noi corre con una Formula 1, potrebbe correre con un futuro anche, penso, no? A 44 anni chi mi fa correre con una Formula 1? Invece magari con una Alfa si può correre, no? Sì. Beh, con quella che sto correndo adesso sicuramente no, perché è una macchina da corsa, però insomma è un po' l'esempio, no? Ti immedesimi di più con i mezzi che tu stai, perché con una Golf ci puoi correre, no? Ci potresti andare nella vita reale, quindi diventa una cosa più figa il Gran Turismo anche per quello, no? Madonna, incredibile sto sound,
Comunque si sente benissimo, hai una voce cristallina, bella, e non fa rimbombo come tutte le volte facevamo rimbombo, che era una rottura. Io volevo provare a portare una sera in settimana a farmi il simulator, cosa ne dici, Kevin? Farmi un simulator? Faccio male o con la mia crew di gente su Twitch che piace i giochi di macchine? Non vorrei che sia un po' troppo di nicchia. Penso che si annoia. Dici, eh? Sì, ci avrei voglia di giocarci. Caspita. E poi da solo. Beh, è più bello in gruppo, dai. È più bello in gruppo perché poi uno fa una cosa, fa l'altra, ti dici vai a fare il campo piuttosto che. È un po' più figo, no? Ok, raga, 2-6. Il problema se c'ho gente ci gioco anche di più, ma se sei da solo dopo un po'. Dopo un po' ci si rompe. Eccola qua, ragazzi, la mitica macchinina. Ina. Oh, qui è dove non funzionava. Ho cagato sotto. Se non vuole questo cazzo di video regolare. Bene, bene, 130 euro spese suoni che sento alla grande. Mamma mia. Quindi se devi comprare, compra questo. Sì. Assolutamente. Madonna. Seguo il consiglio. Madonna. Allora. C'era anche l'altra macchina mia, ragazzi, che volevo provare su sta pista, che volevo farvela vedere. Eccola qua, Red Bull. Allora, dov'è che è? Ma dove me l'ha messa? E poi però è bello, se tu lo compri su Amazon, per esempio dici ok, lo compri e non ti piace, e poi si anche spedire dietro, indietro. Sì, 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 Amazon è fatto. Nel senso che non devi neanche pagare. Sì, sì. Che poi... Il reso è gratuito. No, nel senso che se io ordino una maglia, per esempio, non è che la pago subito, la pago il 15 del prossimo mese. Ah, ok. Capisci? Quindi, beh, però sulle magliette sì, così, invece questo è paghi subito. Anche questo. Anche questo. No, beh, allora questo in Italia c'è solo sulle magliette. Se io compro le cuffie la pago dopo, la pago subito. Ah, subito forse. Sì. Sì, in Italia sì. Infatti io volevo prendere il gatto perché non sapevo se andava bene o no. Invece ho dovuto pagarla subito. No, per questo in Italia ancora paghi subito. Però i vestiti sì. Puoi ordinare quanti ne vuoi e paghi solo quello che poi tieni. Questo sì, grande Amazon. Perché e grazie Amazon per farmi fare le live su Twitch, ragazzi. Perché come sapete voi tutti, Amazon è Twitch. Twitch è Amazon. Allora, io volevo capire un attimo. Sì, è una figata, è una figata. Quindi praticamente adesso le provi, se tutto va bene, poi le paghi. Funziona così. Sì. No, l'ho già pagato. Vabbè. Ah, sì. Sì, sì, però per dire potevi provarle un po' di giorni. Ah, beh, sì. Entro direttamente nel negozio, posso aspettare che arriva, quello, no. Ah. Ultimo, do lì, vale che va. Hai fatto bene. Però. Allora. Io volevo farvi vedere una macchina che non trovo più. E il mio discorso globale, perché non la trovo più? Ho talmente tante macchine, ragazzi, che mi perdo a volte sulle mie macchine. Madonna. Ma dov'è? Sarà questa? Sì, era dietro il... Ma va, ecco il paese. Era dietro... Dai, era dietro il coso. Vabbè, fa niente. Bene, l'abbiamo trovata. Cioè, già sentite... dal rumorino, raga. Che tipologia di macchina è? Questa è quella che ti volevo far comprare, Kevin, la Mazda. E l'altra che ha fatto Sharder, la livrea a lui perché la useremo quando giochiamo insieme. Ciao amici di Twitch. Ho visto che c'è un settaggio per quale?
quella Mazda leggendaria che abbiamo comprato. Ah, l'hai comprata anche tu questa Mazda? La Mazda, come si chiama? LMN, quella lì. No, è quella vecchia, sta vecchia, che si era anche versione Porsche, Nissan. Ah, la XRJ. Quella lì, quella gialla. Eh sì, è gialla verde, sbaglio, sì. Credo. XJR, una roba del genere. B4B. Sì. Sì, sì, ho capito. Ah, c'è il settaggio, è posta tutto. Che poi se funziona faccio i video io. Io adesso dovrei averne trovato uno sul gruppo e volevo postarlo, ma poi ho capito che era di quella persona che ce li passa ogni tanto, senza fare i nomi. E allora non ho voluto metterlo sul gruppo. Infatti io adesso faccio ancora un paio di giri, amico mio. Allora Monster, grandissimo, benvenuto prima di tutto. Io adesso starei anche andando a letto, amico mio. Porca loca, ho sbagliato. Abbiamo fatto una garetta prima. Tu a che ora vai a letto, Kevin? Adesso l'una, dipende. No, perché Monster voleva fare una garetta. Se facciamo una cosa veloce si potrebbe anche fare, però sinceramente non ce la faccio, sinceramente Monster sono davvero davvero stanco. Però possiamo farla domani, se ci sei. Domani non posso. Domani tu non ci sei? Vabbè, ci sono io e magari c'è Sharder, Monster. Perché stasera Shadow doveva uscire a un compleanno, mi sembra, una festa, e mi ha detto che domani comunque c'è. Monsterino, io sto proprio provando un paio di giri con questa e stacco, perché veramente sono mega stanco. Ho fatto 3 patenti, che già solo fare le patenti, ragazzi, oggi è stata giornata produttivissima. Guarda, mi spiace dirti di no, ma sto proprio collassando sul divano. E dai, se ci sei domani, però tranquillamente, c'è anche l'amico Sharder, quindi possiamo farci una bella garetta a 3. E magari poi domani ci sarà magari anche Phil, Bruschetta, e ci saranno anche magari altri amici. Faccio un altro giro giusto per... e poi ci salutiamo, amici. Questa te la consiglio, Monster, se vuoi. Se vuoi una macchina bella tosterella, Vabbè, qui ho sbagliato. L'ho fatta veramente male. Però viaggia, tiene la strada. È veramente tanta roba sta macchina, La Mazda da 1.000.000 è questa qua. Porca loca. Vedi, faccio errori proprio di stanchezza, amico mio. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Sto facendo un paio di giretti con la Mazda. Lago Maggiore. Prima di andare a coricarmi a letto, e noi ci vediamo domani pomeriggio alle 3, ragazzi, perché domani siamo ancora in live al pomeriggio, prima del cambio estivo, che probabilmente poi magari le live al pomeriggio non le faccio più, perché andiamo al parco. Però dipende sempre cosa facciamo, perché se siamo a casa a me piace giocare, e quindi se gioco siamo in live. Ok, facciamo l'ultimo giro. Io vi consiglio questa macchina, ragazzi, è veramente una figata. Allora, quando uscite da quella bisogna frenare subito, non fate l'errore mio,
che accelero ancora un pelino perché vi porta fuori, eh. Qui occorreva una terza, non una seconda, infatti come avete sentito è andata su di brutto. Qui si frena un po', questo si parla tranquillamente di quarta, un po' di cordolo, quinta, sesta, questa macchina la settima anche. Si frena di brutto, ma essendo in parabolica riesce a tenervi dentro, eh. È andata un po' via, raga. Ok, questo è il tempone, eh. Ok, dai, 36.1 è un bel tempone, è un bel tempone. Bella lì. Eccola qui, la macchina è questa Mazda. E io vi saluto con il replay di questa mezzo incredibile, che tra l'altro ho la livrea Marco Drums Games Channel, eh? Quindi è fighissima, azzurra, grigia e nera, questa Mazda Concept da un milioncino, tutta per voi. Marco Drums Games è stanco e veramente divertito da oggi, grazie mille per tutta la giornata che abbiamo fatto insieme. Se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi subito e domani ci vediamo alle ore 3 del pomeriggio per fare un'altra mega live a Gran Turismo. Forse stavolta c'è anche mia moglie Carla, che viene a correre con noi. Poi ci potete essere anche voi, amici miei, Monster, io ti aspetto, il mitico Charger, e ci facciamo una mega corsa, una corrida insieme. È tutto da Marco Drums Games, davvero buonanotte, buonanotte a tutti, eh. Grazie per essere stati con me e buonanotte a Tudors Mondos, a tutti, buonanotte a tutti. Comunque questa macchina è un missile, viaggia veramente, veramente forte, eh. Viaggia forte ed è veramente attaccata all'asfalto, è veramente attaccata, sì, tanta roba. Ciao amici miei, ciao a tutti, ciao Kevin, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Rimani in party, Kevin. Ciao a tutti, ragazzi. Buonanotte a tutti. Buonas noches. Ciao anche tu che sei entrato adesso. Se non sei iscritto, iscriviti immediatamente al canale. Ci vediamo domani, ore 3 del pomeriggio. Gran Turismo 7. Facciamo un sacco di roba fighissima. Giochiamo online, gioca mia moglie. E facciamo tante cose fighissime. Puoi farmi le domande e mi raccomando. Vieni a trovarci e mi raccomando, ragazzi e ragazze, iscrivetevi al mio canale. Siamo 521. Voglio vedere un'altra iscrizione adesso. Buonanotte a tutti da Marco Drums, Lago Maggiore, la Mazda il muretto, e è tutto. La Mazda, il muretto, è stata bellissima e ci vediamo domani. Ciao amici, buonanotte.